Ed eccoci nell'ala settecentesca del palazzo. Vi ho raccontato che il palazzo ha subito varie trasformazioni negli anni e quest'ala del palazzo è caratterizzata da stucchi a soffitto e pavimento in graniglia genovese. E adesso vedremo una sequenza di varie sale. Stiamo percorrendo in parallelo Salita San Francesco. Ed eccoci nel salone del camino. Siamo esattamente sopra l'atrio d'ingresso da dove abbiamo iniziato il nostro viaggio all'interno di Palazzo della Meridiana. Vi dicevo che è stato coperto l'atrio nel 1700 e i decori che vediamo a soffitto, questi stucchi settecenteschi, sono gli stessi disegni ripresi anche a pavimento, con una particolarità: a pavimento ci sono delle pietrine rosse, non so se i nostri visitatori riescono a percepirlo, pietrine rosse che sono corallo, quando ancora i genovesi erano ricchi e potevano buttare il corallo per terra. Proseguiamo il nostro viaggio attraverso la Sala Rosa. Tutti gli arredi che vedete all'interno del palazzo sono stati inseriti dopo l'ultimo restauro ultimato nel 2010 e purtroppo di arredo originario del palazzo del 1500 non è più stato trovato nulla. Negli ultimi 50 anni il Comune di Genova è stato in affitto all'interno del palazzo e qua dentro, che è il salone neoclassico, il Comune di Genova aveva una palestra, un asilo. E questo era l'ingresso principale, il secondo ingresso principale del palazzo, che si affaccia tuttora su un giardino che ha subito varie trasformazioni negli anni. E vi accompagnerai nell'ultima sala, la Sala Calvi, dove terminiamo il nostro viaggio. Ed eccoci nella Sala Calvi. Si chiama Sala Calvi perché è stata affrescata da Lazzaro Calvi e gli affreschi che sono a soffitto nel riquadro principale è Apollo Sole trainato dai quattro cavalli e intorno tutte le figure mitologiche, Venere, Giove, Marte, insomma. Tutti i giorni della settimana che sono stati riportati anche a soffitto. Il nostro viaggio all'interno di Palazzo della Meridiana termina qui. Oggi il palazzo è stato, dopo l'ultimo restauro ultimato nel 2010, è stato riaperto al pubblico. Vengono fatte delle visite guidate all'interno e viene anche utilizzato per eventi, matrimoni, congressi. Quindi, se oltre a vederlo virtualmente volete venire a Palazzo della Meridiana, noi vi aspettiamo.